Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio. Nel video scorso vi ho mostrato la costruzione con rispettiva tracciatura dei tasti. In questo caso si tratta di una tastiera di un basso elettrico e, nello specifico, un basso elettrico headless, quindi un basso non avente la tavola per accordare nella parte superiore, ma bensì nella parte inferiore. In questo video vi mostro invece la lavorazione partendo da un grezzo, per arrivare a creare questo, ovvero la parte di tastiera alla quale noi andremo ad incollare in un successivo momento la parte con la tracciatura, quindi il manico. Oggi vi mostro la curvatura, questa lavorazione qui, come viene effettuata a mano, manualmente, per la creazione, oltre che della sagomatura, proprio della raggiatura ben predisposta e precisa per questo manico qui. Noterete fin da subito che abbiamo una scanalatura. Ok? In questa scanalatura andranno inserite delle barre rinforzanti, dette truss rod, delle quali parlerò nel prossimo video. Quindi cercate magari di rimanere aggiornati, iscrivendovi al canale oppure anche stando aggiornati sui commenti. Ecco, è molto importante, ragazzi, se avete dei dubbi o avete anche qualche approfondimento da proporre. I commenti esistono apposta per questo. Mi raccomando, non fatevi mancare nulla. Se avete dei dubbi, poi serve anche a me per creare dei video dove tratto appunto questi argomenti e in parte anche io ho bisogno di idee da portare sul canale. Che dire, passiamo alla visione tecnica, di questa lavorazione. Buona visione. Come sempre, prima di partire con una qualsiasi lavorazione, bisogna considerare il design finale dello strumento che si vuole realizzare. Partiamo col prendere il blocco di legno grezzo, considerandone le quote di massimo ingombro, quindi lunghezza, altezza e larghezza. Questa cosa è di fondamentale importanza prima di passare al disegno del grezzo. Per disegnare serviamoci dei classici strumenti da disegno tecnico. E disegniamo in maniera abbondante, quindi dandoci del materiale in abbondanza, la sagoma del pezzo che vogliamo tagliare. Passiamo a tagliare il pezzo tramite una sega nastro. Si può procedere anche manualmente con una sega manuale, ma diventa più lunga, voi capirete. E otteniamo il primo taglio grezzo. Grezzo, ripeto, perché abbiamo del materiale in eccesso. Passiamo comunque anche ad effettuare un confronto con la nostra tastiera, in questo modo. Se la tastiera riesce a rimanere all'interno di questo disegno, di questo taglio, siamo a buon punto. Poi rendiamo preciso il piano del manico. Ci possiamo servire di una fresatrice di questo tipo, ma esistono anche ottime fresatrici manuali. Sempre con la fresatrice passiamo a creare la scanalatura nella quale andremo a incastrare il truss rod. Nel caso di questo modello le scanalature sono tre, perché in quella centrale andremo a incastrare il nostro truss rod a doppia azione, mentre nelle scanalature laterali incastreremo due barre in carbonio. È importantissimo che le scanalature siano in giusta tolleranza con le barre che andiamo a incastrare. Ad esempio, in questo caso abbiamo delle barre a sezione quadrata di 4 mm per lato, quindi le scanalature saranno spesse e profonde 4 mm. L'incastro deve essere perfetto. Passiamo poi al prossimo taglio. Si segna sempre prima con la matita e poi si taglia. Da quello che vedete, la quindi passiamo poi ad arrotondare per rendere il tutto più lineare. Esistono diversi tipi di curvature per i manici: AU, AD, AC, AV leggera, AV media, AV acuta. Noi opteremo per una curvatura AD. Queste curvature poi si possono anche combinare tra loro. Ci aiutiamo con una Spock Shave, detta anche pialla ad ali di gabbiano, o anche pialla a bilanciere,
Le terminologie possono variare anche da zona a zona, ragazzi, ma l'oggetto è questo. E iniziamo ad arrotondare in questo modo. Consiglio sempre di partire prima piano in modo tale da abituare la mano e l'inclinazione del taglio al materiale che andate a lavorare. In questo caso abbiamo dell'acero, un materiale molto duro ma facilmente lavorabile da quello che potete vedere, e passiamo a un taglio uniforme con minori interruzioni possibili. Di seguito passiamo anche a una levigatura generale. E poi, se abbiamo un po' di manualità, possiamo con un semplice coltello da intaglio passare a particolari come il seguente. Mi raccomando, è molto importante cercare di non farsi male. In futuro creerò un video che tratterà anche di questo argomento, la parte di scultura e lavorazione del legno manuale. Qui potete osservare come con un mazzuolo in legno e uno scalpello, in questo caso si tratta di una sgorbia per l'esattezza, le sgorbie sono gli scalpelli aventi il taglio a forma circolare, come potete vedere, mentre gli scalpelli sono quelli aventi il filo della lama dritto. In questo caso sto scavando e creando una curvatura ergonomica e comoda del nostro manico, in corrispondenza dell'attaccatura al body. Ecco fatto. Da quello che potete osservare, la zona del body è ancora rimasta un po' grezza, ma andrà lavorata per quello che riguarda proprio la creazione del body. Verrà trattata in un altro video. Però il risultato indicativamente finale di quello che è il manico, ancora prima dell'installazione della tastiera, è il seguente. A questo punto facciamo un confronto con la tastiera e tutto combacia. Questa parte comunque verrà rifinita ulteriormente in un secondo momento, quando tutti i componenti dello strumento verranno assemblati tra di loro, ma rigorosamente prima del trattamento superficiale, il trattamento che verrà poi disposto alla fine della lavorazione, quando lo strumento sarà quasi concluso. E voilà, ora avete visto anche come tratto questa parte di lavorazione. Prima di concludere il video, per i più curiosi che me l'avevano chiesto dopo il video scorso, il basso headless appunto non ha la tavoletta nella parte alta, ha soltanto un punto di ancoraggio che funziona bensì con questo componente al quale noi attacchiamo le corde, e prevede di accordare le corde con questo sistema provvisto di pomellini appositi. Con questi pomellini noi poi arriviamo a regolare sostanzialmente la tensione delle corde nel nostro strumento musicale. Bene, come ho già detto, nel prossimo video avremo modo di vedere insieme, magari vi descrivo un po' anche le diverse tipologie di thrust rod, appunto delle barre che andremo a inserire all'interno del manico del nostro basso elettrico. Può essere anche una chitarra elettrica, si può trattare di diversi strumenti, non prendetela come una cosa estrema e vera soltanto in questo caso, perché sono tutte tecnologie e modus operandi applicabili in un sacco di altri strumenti. Bene, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi propongo come sempre di iscrivervi al canale, di pormi le vostre domande, io cerco sempre di rispondere tempo permettendo, e vi faccio un carissimo saluto augurandovi buon divertimento.